Salve gente, oggi vi voglio parlare dell'audio 8D. 8D, 9D, 10D, stanno tirando fuori i peggio numeri con questo D. Ho visto diversi video riguardo, ci sono varie tecniche, c'è chi usa una tecnica, c'è chi ne usa un'altra, c'è chi mette un LFO con un panning e con un po' di riverbero e fa tutta la panoramica. E poi c'è una tecnica che io ho usato una volta e vi voglio far vedere come funziona. Prendiamo una traccia. Un field recording di un temporale, no? Vediamo per esempio il field recording di questo temporale con questo bel tuono. Allora, per creare il suono 8D dobbiamo mettere sul master prima di tutto un surround, un rea surround. Lo mettiamo a 8, quindi usiamo l'ottafonico. Possiamo usare l'Octafonic o Octafonic Box, che è uguale, non credo cambi tanto. Comunque abbiamo l'Octafonic, qui cambiamo da 2 a 8. E poi, ora, non so se lo vedete da qui, vedrai no. Andiamo a spostare questi puntini che vedete qui colorati, che sarebbero la posizione dei microfoni. Come vedete, questi sono gli altoparlanti, ce ne sono 8 e 8 microfoni. Quindi andiamo a spostare i microfoni vicino alla fonte degli altoparlanti. Poi aumentiamo il livello di diffusione usando questo, vedete? Si può creare un cerchio, aumentare la diffusione del microfono. Due, facciamo la stessa cosa con tutti. Se potete usare la diffusione, quanta diffusione volete, eh? Questo è solo un esempio, quindi non prendetelo come oro colato, perché una mia tecnica, ci sto sperimentando ancora sopra, quindi non è del tutto precisa. Copiamo le stesse impostazioni sulla traccia, quell'altra, traccia del temporale. Vedete, il mix è cambiato, il mixer è cambiato a 8 canali. Quindi sotto Rea Surround andiamo a mettere un panning che si chiama Surround Pan della Sonic Anomaly. Usiamo questo. Vi faccio vedere come funziona il surround pan. Questo è molto interessante. Andiamo a cliccare su input mono stereo. Lanciamo l'animazione. Okay? Rotazione si chiama rotate. Vedete? E poi qui la velocità. Siamo a 2, 4 è uguale. Meno 4 qui. E possiamo mettere più 4 dall'altra parte se mi ci va. Se no anche meno 5. E più, anche più 5 è tanto uguale. E poi ora lanciamo il play. L'LFE e la mandata al centro, così che sentiamo meglio l'effetto di spazialità. Come vedete, lavorano tutti a 8 canali, piano piano. Se andiamo a rimuovere input mono stereo, non è la stessa cosa. Certamente dal cellulare non avrete sentito bene l'effetto, perché il cellulare ha un microfono mono, quindi probabilmente non avete sentito niente. Però vi invito a provare con queste tecniche, con questa tecnica che uso io, oppure potete usarne anche altre. Comunque, questa è una delle più semplici, perché con Surround Pan vi aiuta a dare l'effetto di 8D, 4D, 9D, 11.1, 10.1, 10.12. Insomma, potete usare tutti i D che volete in questa modalità. E oltretutto, la cosa bella del Rea Surround di Reaper è che potete aggiungere quanti microfoni vi pare, potete mettere anche veramente 20.
avrete 20 microfoni, non so se lo vedete da qui. Avete 20 puntini da muovere nel campo della spazialità. Ed è una cosa fantastica. Potete usare tutti i microfoni che volete, quindi potete fare anche 20D se proprio volete. E insomma, sbizzarritevi con questa cosa. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se avete usato delle tecniche differenti oppure se usate una tecnica simile per fare la musica 8D. Dovete prendere certamente un file stereo, quindi da un file stereo trasformarlo in un file 8, 20D, 12D, 11D, insomma, sbizzarritevi. Ciao, ci sentiamo al prossimo video.